It started off so well. You said we made a perfect pair. I clothed myself in your... Ci vuole dire intanto lei chi è? Io sono Antonio Testi, sono nato a Castiglionfibocchi e faccio il presidente dell'Associazione Donatori di Sangue Frates. Le dispiace se le faccio alcune domande? Prego, s'accomodi. Quanti anni avevi la prima volta che hai donato? Me lo ricordo bene perché ci ho guardato un'ora fa, 24 anni. In che anno? Nel 1974. Che cosa ti ha spinto a donare la prima volta? Mi ha spinto un amico carissimo, che ora non c'è più, che era allora il presidente dell'Associazione Donatori Sangue, che è Nelly Piccoli. E che cosa hai trovato dopo la prima donazione? A dire la verità sono rimasto un po' perplesso, perché pensavo che oltre al sangue anche ti venisse tolto qualcosa dentro, invece non è così, anzi, mi ha aggiunto in più un qualcosa che non credevo. E la sensazione della prima volta si è ripetuta successivamente? Sì, soprattutto quando sono stato chiamato a dare il sangue per delle persone che conoscevo, perché prima non era anonima la donazione, ma la potevi fare anche per chiamare. Sei ancora un donatore? Con quale frequenza doni? Sì, sono ancora un donatore, do il sangue una o due volte l'anno a seconda delle annate e fino ad oggi ho fatto circa una sessantina di donazioni. Quando tuo figlio o tuo figlio sarà maggiorenne, vorresti vedere donare come hai fatto tu? Mi piacerebbe, ma ce n'ho tre, ma nessuno ha voglia di andare a dare il sangue. Dicono che hanno paura, ma non è mica vero. E che cosa vorresti dire a chi a chi non dona per paura, per pregiudizio? Sei come per esempio ai tuoi figli, appunto. Sei proprio un coglione, perché non sai quello che vuol dire dare qualcosa a qualcun altro. E se tu dovessi preparare una campagna per pubblicitaria per diffondere la donazione del sangue e sensibilizzare le persone, quale frase diresti? Bisogna essere sintetici. Ma rileggendo i nostri giornalini che diamo a tutti, c'è una frase bellissima che dice: una stida del tuo sangue per un palpito di vita. Questa penso che sia la cosa che sintetizza un po' quella che è la donazione del sangue. Bene, grazie. Ti volevo aggiungere che la donazione del sangue non è solo sangue di te, ma si può fare tramite plasmaferesi e si può donare delle piastrine, che sono componenti del sangue ed oggi sono i più richiesti per poter fare e aiutare persone che hanno bisogno con interventi chirurgici e altre cose. Ok, la ringrazio. Le sue risposte sono molto belle e complete. Grazie. Beh, la ringrazio anch'io, dottore. Arrivederci. Anche a lei. No escape from reality. Open your eyes. Ti ricordi la prima volta che hai donato? Quanti anni avevi? Sì, sotto militare, avevo 20 anni. Cosa hai provato dopo la prima donazione? Molta soddisfazione, con la speranza di poter aiutare qualcuno, ecco il motivo della donazione. La sensazione della prima volta si è ripetuta successivamente? Sì, sempre. Sempre il stesso spirito. Se ancora sei un donatore, con quale frequenza doni? Sì, sono sempre un donatore e vado circa due volte l'anno a donare il sangue. Quando tua figlia sarà maggiorenne, la vorresti vedere donare come hai fatto tu? Perché? Sì. Perché è bello donare, aiutare il prossimo. Cosa vorreste dire a chi non dona per paura o per pregiudizio? Perché non vedo motivo per cui non donare sangue. Donare sangue ti fa sentire in qualche modo una persona migliore? Se sì, perché? Sì.
perché è la sogna di prima. Ok. Ti ricordi la prima volta che hai donato? Quanti anni avevi? Salve, prima di tutto mi chiamo Giovanni Terrazzani. La prima volta che ho donato il sangue è stato a 40 anni, purtroppo, perché non ci avevo mai pensato prima. Cosa hai provato dopo la prima donazione? Non mi ricordo tanto, però un piacere, sicuramente non una cosa bella. La sensazione della prima volta si è ripetuta successivamente? Sì, sempre, perché donare il sangue è bello. Sei ancora un donatore, con quale frequenza doni? Ultimamente purtroppo diradato, se no la frequenza era una volta all'anno. Lo so che è poco, però. Quando tu o tua figlia sarà maggiorenne, lo vorresti vedere donare come hai fatto tu? Sì, anzi, ho già detto ai miei figli che all'età non utile, quindi 18 anni, avrei piacere che donassero il sangue. Perché? Perché è una cosa bella, prima cosa per gli altri e poi è utile anche per se stessi. Cosa vorresti dire a chi non dona per paura o per pregiudizio? Non pregiudizio di cosa non lo so, però io lo aiuterei a donare il sangue, cioè nel senso a intraprendere questa cosa. Se tu dovessi convincere una persona a donare il sangue, quali argomenti diresti? Prima cosa, come già vi ho detto prima, è perché donare il sangue può salvare molte vite e poi ti fa sentire bene dentro. Donare il sangue ti fa sentire in qualche modo una persona migliore? Sì, in qualche modo sì. Perché? Poi ci sono altre cose che ti fanno sentire migliore. Comunque è una cosa importante che uno deve fare. Ti ricordi la prima volta che hai donato? Quanti anni avevi? Prima volta che ho donato era nel 1999, avevo 19 anni. Cosa hai provato dopo la prima donazione? Un senso di soddisfazione, aver aiutato qualcuno. La sensazione della prima volta si è ripetuta successivamente? Certo. Se ancora sei un donatore, con quale frequenza doni? 4-5 volte all'anno. Quando tua figlia sarà maggiorenne, la vorresti vedere donare come hai fatto tu? Perché? Mi piacerebbe. Perché è un bel gesto, no? Cosa vorresti dire a chi non dona per paura o per pregiudizio? Ma per paura è una cosa personale, no? Quindi se uno non dona per paura è libero di non donare. Per pregiudizio, cosa gli dico? Non lo so. Problema suo. Se tu dovessi convincere una persona a donare sangue, quali argomenti useresti? Convincere una persona a donare sangue? E donare è una cosa personale. Io direi che se aiuta qualcuno, si fa del bene. Donare sangue ti fa sentire in qualche modo una persona migliore? Se sì, perché? Sì, fa sentire meglio, perché si dà una mano. Mauro Carlini, io ho 43 anni. Ti ricordi la prima volta che hai donato? Quanti anni avevi? La prima volta che ho donato il sangue avevo circa 20 anni. Mi ricordo di essere stato accompagnato da mio papà, perché a sua volta anche lui era un donatore, un tipo molto altruista, tipo era sopra della bocca. Cosa hai provato dopo la prima donazione? Ricordo di aver provato più di una sensazione, un mix fra tensione e l'emozione. Devo dire che ha prevalso sicuramente l'emozione. La sensazione della prima volta si è ripetuta successivamente? Successivamente devo dire che la tensione ha dato spazio all'orgoglio, sì, a un profondo orgoglio di me.
Se ancora sei un donatore, con quale frequenza doni? Purtroppo oggi non sono più un donatore, ormai è da diversi anni, a causa che durante le ultime donazioni avevo degli svenimenti frequenti, allora ho lasciato perdere. Quando tua figlia sarà maggiorenne, la vorresti vedere donare come hai fatto tu, perché? Quando mia figlia sarà maggiorenne sicuramente penso che vorrei che sentisse il desiderio e di donare, ecco, conoscendola infatti sono sicuro che è un tipo molto altruista e di conseguenza gli verrà, penso, spontaneo, ecco, senza considerare il fatto che anche mio padre, come ho già detto, era un donatore e mia figlia lo ammirava tanto, lo ammirava, visto e considerato che in camera sua tiene questo attestato che è un onore al merito a papà per le sue donazioni che ha fatto, e lei lo sa molto. Cosa vorresti dire a chi non dona per paura o per pregiudizio? Vorrei dire che certo non c'entra la paura, né tantomeno il pregiudizio, ma si tratta di un piccolo gesto che successivamente potrebbe salvare altre vite. Se tu dovessi convincere una persona a donare sangue, quali argomenti useresti? Penso che la parola convincere non sia tanto, ecco, adeguata, perché donare sangue lo reputo un gesto d'amore e di solidarietà che parte da dentro di ognuno e di conseguenza non è facile insegnare. Secondo te, diffondere tra i giovani la cultura del dono del sangue potrebbe aiutare a migliorarli come persone? Perché? Certo che sì, anzi sono certo che basta pensare che con una donazione possiamo salvare molte vite come noi. E che cosa c'è di più bello, il gesto di salvare la vita? Mi chiamo Pagini Francesco, ho 32 anni e dono il sangue. Ti ricordi la prima volta che hai donato? Sì, mi ricordo. Quanti anni avevi? 22. Cosa hai provato dopo la prima donazione? Ho provato un senso di gioia, perché donare il sangue vuol dire aiutare chi ha bisogno. La sensazione della prima volta si è ripetuta successivamente? Sì. Sei ancora una donatrice? No, ho smesso di donare il sangue perché avevo la pressione troppo bassa, però ora vorrei ricominciare. Quando tuo figlio sarà maggiorenne, lo vorresti vedere donare come hai fatto tu? Sì, lo vorrei vedere donare il sangue perché, come ho già detto, è una bella cosa, perché si possono aiutare gli altri. Cosa vorresti dire a chi non dona per paura o per pregiudizio? Vorrei dire che la sensazione che si prova è troppo più grande, sia della paura che dei pregiudizi, quindi bisogna andare avanti e donare il sangue, perché il sangue è la vita. Se tu dovessi convincere una persona a donare sangue, quali argomenti useresti? Gli direi che se lui avesse bisogno vorrebbe che ci fosse qualcuno che dona sangue. Secondo te, diffondere tra i giovani la cultura della donazione del sangue potrebbe aiutare a migliorarli come persone? Sì. Perché? Perché in questo mondo dove ognuno pensa a se stesso, donare il sangue vuol dire fare il sangue.